creare una programmazione congiunta, strategica ed efficace nel tempo per agevolare il turismo del territorio della Sibaritide. Questo è il tema cardine del workshop che si è tenuto a Palazzo San Bernardino del Comune di Corigliano Rossano, organizzato da Confesercenti Cosenza. L'incontro, intitolato Il turismo post-Covid, ha avuto la finalità di creare momenti di confronto tra l'amministrazione pubblica, gli imprenditori e rappresentanti di Confesercenti. Noi come Confesercenti riteniamo che la risposta debba essere ancora più di prima trovata all'interno della collaborazione fra i vari servizi. Se riusciamo a mettere insieme tutti gli stakeholder e ragionare tutti insieme sulla costruzione del prodotto legato a quelli che sono anche le modalità di fruizione del prodotto turistico in questo momento, innanzitutto il turismo esperienziale, e allora noi riusciamo a mettere più qualità nel prodotto da mettere sul mercato e quindi in un certo senso superare l'handicap. Presente anche Pasquale Motta, responsabile Confesercenti del Comune di Corigliano Rossano, certo dell'efficacia del lavoro di squadra volto a superare le criticità dovute al momento storico che tutto il territorio sta vivendo. Il territorio sicuramente ha le potenzialità per uscire anche da questa situazione. La Confesercenti, essendo un'organizzazione che mira proprio l'obiettivo fondamentale sono le piccole e medie imprese, sicuramente contribuirà ad un processo, come dire, di rilancio attraverso alcuni strumenti che stiamo creando, a partire dall'organizzazione anche del credito con le nostre attività, con le nostre strutture. Poi attraverso alcuni progetti che quotidianamente portiamo avanti sia a livello territoriale con i sindaci, il territorio, l'amministrazione locale, i politici locali e anche quelli regionali dove creiamo condizioni per far sì che ognuno poi partecipi con un proprio ruolo e con la propria condizione di responsabilità che ha. A raccogliere le istanze espresse nell'ambito del workshop, l'assessore al turismo del comune di Corigliano Rossano, Costantino Argentino, che si è detto disponibile anche ad avviare una proficua interlocuzione con la Regione Calabria per essere di sostegno agli imprenditori. Il momento che stiamo vivendo è un momento particolare, veniamo da 2 anni di veramente un stop tra virgolette turistico, con delle riprese nel periodo estivo che sono state una boccata d'ossigeno a questo momento critico. Noi stiamo cercando di cooperare, stiamo facendo dei tavoli anche con le associazioni di categoria, a breve le convocheremo insieme e parleremo appunto di come affrontare questa nuova stagione. Stiamo programmando una stagione di eventi che sia il più lunga possibile, anzi stiamo cercando di parlare di un calendario che arrivi fino a dicembre proprio per allungare i tempi e diciamo destagionalizzare un pochettino quella che è l'offerta.